una funzione f definita un aperto per n a valori in f. Poi prendiamo un punto di A con 0, vedete, in più variabile lo 0 mettiamo sempre in alto. Allora diamo la seguente definizione. Def lo metto qua, anche questo fa parte della definizione. F si dice differenziabile nel punto x con 0, stesso lo sei per definizione, esiste un vettore A appartenente a Rn. Poi vedremo chi sarà questo vettore, tale che il limite per x che tende a x con 0, oh, questo è il limite di una funzione di più variabili, come definizione di limite, di f di x meno f di x con 0 meno il prodotto scalare tra a e x meno x con 0 fratto la norma euclidea x meno x con 0 qua 0. Guardate, usando le equazioni opportune è tutto più semplice. Quello è tutto, abbiamo fatto tutto con la baradan per una funzione di due variabili. Stavolta la definizione dalla quale sarà facile fare dei ragionamenti e calcolare quello che dobbiamo calcolare la stiamo dando per una funzione direttamente di n variabili. Una volta che abbiamo capito come funziona, vabbè, ovviamente noi qua è un'intuizione, poi dobbiamo dimostrare determinate cose e vedremo cosa dimostrare. Questa è una definizione, qua non dobbiamo dimostrare niente. Ok? Il piano di equazione x con n più 1, dove sta il grafico di questa funzione? Sta in Rn più 1 uguale f di x con 0 più a scalare x meno x con 0 prende in tal caso, cioè se la funzione è differenziata, il nome di piano tangente al grafico della funzione nel punto x con 0 f x con 0. Notate che questo sta in Rn più, questo sta in A e sta in Rn, questo è un numero reale. Quindi quando è che esiste il piano tangente? Per definizione quando la funzione è differenziabile. Se la funzione è differenziabile, questo piano si chiama piano tangente. La A è la stessa, poi vedremo chi sarà, vedremo subito chi sarà. Adesso facciamo quindi la nostra prima dimostrazione. Per un fattore estetico la facciamo sull'altra lavagna, così per non farla sempre sulle ultime righe in basso. Allora, cominciamo a fare un po' di dimostrazioni. Allora, proposizione 1.
proposizione 0, diciamo lemma. È una cosa ovvia, l'ho già detta a voce, ma meglio scriverlo perché verba volante è scritta male. Allora, dimostrazione. La distanza quando x tende a x con 0 tende a 0. Grazie, cioè quasi da loro. Sia epsilon maggiore di 0. Sia delta uguale al minimo tra epsilon e la distanza di x con 0 dalla frontiera di A. La frontiera di un insieme si indica con dA, lo stesso D della deriva parziale. Allora, qua c'avete A, qua c'è x con 0, delta è più piccolo di epsilon. Ed è anche più piccolo della distanza, cioè in maniera tale che questo cerchietto o questa sferetta, siamo ipersferetta se stiamo in più dimensioni, sia tutta quanta dentro A. Allora, se x, se la distanza di x, la distanza di x da x con 0 è minore di delta, se solo se la norma di x con x con 0 è minore di delta, ma questo chiaramente implica come delta è minore o uguale di x, cioè la norma di x con x con 0 è minore di epsilon, quindi è ovvio. Se andate a scrivere la definizione di lì, questa era la funzione che stavamo considerando. Siccome la funzione deve tendere a 0, deve essere compresa tra meno epsilon ed e. Siccome la funzione è positiva, è compresa tra 0 e epsilon. Ok, poi proposizione. Sia f da a a valori in r, a con un rn aperto e x con 0 appartenente da a. Allora, se f è differenziabile in x con 0, allora f è continuo in x con 0. Il viceversa non è vero. Se volete scrivere che il viceversa non è vero, potete scrivere meglio così. Questa implicazione è vera, questa implicazione. Alla dimostrazione. Allora, cominciamo a scrivere così: f di x meno f di x con 0 è uguale a norma di x meno x con 0 per f di x meno f di x con 0 meno a scalare x meno x con 0 fratto la norma di x meno x con 0. Allora, moltiplicando per quello che c'è nel denominatore mi rimane il numeratore, che non è proprio questo pezzo qua. Per far uscire questo pezzo qua, cosa devo fare? Ci devo aggiungere
scala x. Ok? Allora, passate ai valori assoluti. Il valore assoluto di questo è minore o uguale al valore assoluto del primo pezzo più il valore assoluto del secondo pezzo. Se A è uguale a B più C, il valore assoluto di A è minore o uguale al valore assoluto di B più il valore assoluto di C. Adesso io voglio fare questa quantità per x che tende verso 0 a quanto tende? Allora, questo pezzo qua, per x che tende verso 0, tende a 0. Questo? Pure, lemma. Ok? Quindi, questo per questo, il limite del prodotto è sempre vero, è uguale al prodotto di... Quindi 0 per 0 fa 0. Quindi il problema sta solo qui. Quindi osserviamo che il valore assoluto di ax - 0 è minore o uguale, che poi usa? Cauchy-Schwarz. E la norma di A è la norma di x meno x con 0. Questa è una costante? Questo per x che tende a x con 0 tende a 0. Quindi, quando x tende a x con 0, tutta questa roba quanto tende? A 0. Questo qui ovviamente è maggiore o uguale di 0. Allora, perché tende a 0? Il primo pezzo, ripeto, era 0, una cosa che tendeva a 0 con un'altra cosa che tendeva a 0, quindi tendeva a 0. Il secondo pezzo è minore o uguale di questa quantità e ovviamente è maggiore o uguale di 0. Questo tende a 0, quello tende a 0 perché tra le due parafine anche questo in mezzo tende a 0. Allora, questo tende a 0, adesso tutta questa somma che sta scritta a destra tende a 0. A sinistra c'è 0, sempre per il teorema di due carabinieri tende a 0. Quindi il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 vale 0. Dice, ma non ci hai messo il valore assoluto? Ma se vale 0 col valore assoluto, vale 0 senza valore assoluto. Chiaro? Che era quello che dovevamo dimostrare. Che come giro e volta alla fine sembra una... nell'ultima riga della lavagna l'abbiamo dimostrato. Adesso invece andiamo a dimostrare un'altra proposizione che ci dice chi deve essere perché non è vero il viceversa. Noi in realtà questa cosa l'abbiamo scritta per ogni dimensione, quindi in particolare dovrebbe vale anche per la dimensione 1. Nel caso della dimensione 1 la differenziabilità coincide con la derivabilità. Se è differenziabile, se solo se è derivabile. Allora la derivabilità in una dimensione implica la continuità, ma sapete benissimo che la continuità non implica la derivabilità, quindi è chiaro che viceversa non è vero. Se volete un controesempio a una funzione differenziabile in più variabili, prendete proprio quella funzione B, la norma di x meno x con 0. Come fate il grafico della norma di x meno x con 0? Dipende in quante variabili stiamo. Per esempio, se stiamo in due dimensioni, quella è la radice quadrata, prendiamo la norma di x, x con 0 prendiamo l'origine. Grafico
Com'è fatto? Il grafico è un cono, mezzo cono rovesciato. Questo qui è il grafico di rotazione del grafico del valore assoluto. Fate guardare il grafico del valore assoluto e tenete. Ovviamente in questo punto, nel vertice del cono che sta messo a testa in giù, è ovvio che non c'è nessun piano tangente. Oppure se andate a scrivere se andate a cercare di calcolare le derivate direzionali, non esiste nessuna di queste derivate. Derivate da una parte direzionale, da una parte fa sempre 1, per t che tende a 0 da destra per esempio, e da una parte farà sempre meno 1 per t che tende a 0 da sinistra. Quindi è ovvio che la differenziabilità implica la continuità, ma il viceversa non è vero, quindi non c'è bisogno di stare a penare tanto per produrre controesempi. Invece vediamo chi è quel vettore A. Allora, proposizione. Quando è che io le chiamo proposizione? Ormai lo sapete, quando non mi va di chiamarlo teorema, se il teorema sembra troppo. Allora, abbiamo sempre F da A a valori in R, A contenuti in Rn, A aperto, F differenziabile in x con 0 appartenente a 0. Allora, dimostriamo allora per ogni direzione ni esiste df in ni calcolato in x con 0 e questo qui farà esattamente a scalare ni. La derivata direzionale fa quel vettore scalare n. In particolare, questo che vuol dire? Se io faccio a scalare con i, qui c'ho la derivata parziale iesima e qui c'ho la componente a con i di a, quindi la iesima componente di a sarà la derivata parziale iesima della f. Quindi in particolare A è uguale al gradiente di f in x con 0. Chi è il gradiente di una funzione? È il vettore della derivata parziale. Con questo simbolo che si chiama nabla e si chiama gradiente della funzione. Poi faremo un bel discorso sul gradiente della funzione. Dimostrazione. Ovviamente il viceversa non è vero, cioè possono esistere tutte le derivate parziali e anche tutte le derivate direzionali senza che la funzione sia differenziabile. Questo è l'esempio di stamattina, presto. Il primo esempio che abbiamo visto stamattina. Avevamo calcolato tutte le derivate direzionali, facevano tutte 0, ma la funzione non era continua. Siccome noi abbiamo appena dimostrato che se la funzione è differenziabile è anche continua, la funzione non può essere, non è continua, non è neanche differenziabile. Bene. Dimostrazione. Io che devo fare? Devo fare il limite
del t che tende a 0 di f di x con 0 più t mi meno f di x con 0 fratto mi. Ma attenzione, lo scrivo da questa parte. Questa è fratto t, scusate, mi è un vettore. Questa per definizione è f indenni calcolati. Io vi scrivo da questa parte, vi scrivo la definizione di differenziabilità. F di x uguale, scusate, meno f di x con 0 meno a scalare x meno x con 0 fratto norma di x meno x con 0 tende, per x che tende a x con 0, tende a 0. Questa cosa la posso anche scrivere così, posso scrivere f di x meno f di x con 0 meno a scalare x meno x con 0 uguale, quando una cosa divisa un'altra tende a 0, come si chiama? O piccolo di quello che sta sotto, quindi questo deve essere un termine di ordine superiore alla norma di x meno x con 0. Ovvero sia, posso infine scrivere f di x uguale f di x con 0 più a scalare x meno x con 0 più o piccolo la norma di x meno x con 0. Andiamo a particolarizzare, quindi scrivere così, scrivere differenziabile, scrivere così è esattamente la stessa cosa. Allora, andiamo a particolarizzare questo discorso nel caso che x sia uguale a x con 0 più t mi. Allora, x meno x con 0 è uguale a t mi e la norma di x meno x con 0 è il valore assoluto di t, perché sarebbe il valore assoluto di t per la norma di mi, ma la norma di mi fa 1 perché è una direzione. Quindi come posso riscrivere tutto ciò? Posso riscriverlo così: f di x con 0 più t mi uguale f di x con 0 più a che prodotto scalare con t mi più o piccolo di che? Di questo, cioè o piccolo di t. O piccolo di t, o piccolo valore assoluto di t è la stessa cosa, cioè se diviso per t tende a 0, diviso per valore assoluto di t tende a 0. Quindi qui cosa devo fare? Perché è un po' più in alto, così c'è lo spazio. Devo fare il limite per t che tende a 0. F di x con 0 più t mi, sostituisco, mi viene f di x con 0 più t lo porto fuori a scalare mi più o piccolo di t meno f di x con 0 fratto t. Allora, questo e questo se ne vanno. Ma che mi rimane? Mi rimangono due pezzi al numeratore. Un pezzo si semplifica la t e mi dà a scalare mi uguale, continuo qua. Il primo pezzo mi dà a scalare mi e il secondo pezzo mi dà 0, perché ho piccolo di t fratto t mi dà 0. Quindi viene a scalare mi, che è quello che doveva. Quindi, fine della dimostrazione. Va bene? Quindi, se la mia funzione è differenziabile, c'ha tutte le derivate parziali, ha anche tutte le derivate direzionali, e le derivate direzionali fanno a scalare il mi, in particolare ha il gradiente.
se no non funziona. Nel momento che faccio a scalare con i, viene a con i. A con i deve essere la derivata parziale esi. E quindi a è il vettore delle derivate parziali. Quindi il vettore gradiente. Viceversa, potrei avere tutte le derivate anche direzionali in un punto, ma la funzione potrebbe darmi lo stesso problema, potrebbe non essere differenziabile. È chiaro fino a qui? Bene. Adesso facciamo un po' di pratica. Cioè, andiamo a vedere come si calcola la derivata parziale. Allora, innanzitutto, qua, cosa abbiamo capito? C'è sempre questo problema che la differenziabilità non equivale alla derivabilità parziale. La differenziabilità implica la derivabilità parziale, viceversa non è vero. Però, io controllare direttamente la differenziabilità è complicato, perché si tratta di scrivere un limite di una funzione più variabile. Vedremo poi che ci sarà un teorema che ci risolve la cosa. Quindi la teoria non è che si fa per fare così, per perdere tempo. Si fa perché per far capire che quello che stiamo facendo va bene. Quindi alla fine nei conti noi faremo sempre solo le derivate parziali. Allora, le derivate direzionali non servono, perché se voglio fare la derivata direzionale rispetto a ni, che devo fare? Il gradiente scalare ni. Quindi alla fine la derivata parziale mi serve. Però bisogna capire quando il fatto di fare la derivata parziale basta poi dare la differenziabilità. Quello sarà un teorema, si chiamerà il teorema del differenziato totale. Comunque, prima di arrivare a quello, cominciamo a calcolare un po' di derivate parziali. In molti casi, per molte funzioni, la cosa, diciamo, va bene. Diciamo, io se voglio dei problemi devo fare proprio delle costruzioni ad hoc. Diciamo così. Allora, cominciamo a vedere come si calcola che la derivata parziale rispetto a e con i calcolata in un punto x con 0 era il limite di t che tende a 0 di f di x con 0 di t e con i meno f di x con 0 fratto t. Questo era limite per t che tende a 0 di f x01 x0i-1 x0i più t x0i più 1 x0n meno f di x01 x0n tutto fratto t. Cioè si incrementava di t solo la variabile esima, perché vedete x01, x0n è x con 0, t e con i doveva mettere la t solo al posto di esima, va ad aggiungere t solo al posto di esima. Ma questo lo posso scrivere anche così: limite per x con i
che tende a x0 i di 0 sopra e i sotto, qua ci metto x con i meno x0 i, qua ci metto f di x0 1 x0 i meno 1, qua ci metto x con i senza 0, cioè semplicemente ho chiamato x0 i più t x con i, x0 i più 1 x0 n meno f x0 1 x0 n, cioè semplicemente io sto tenendo tutte le altre variabili costanti e sto facendo variare solo la variabile iesima. Quindi questo è uguale a g con i primo di x i 0, dove la funzione g con i di x è semplicemente la funzione f di x 1 0 x i meno 1 0 x con x virgola, ah, qua perché ci metto i, chiamiamola x e basta, non è necessario mettere perché c'è una sola x, qua ci metto x, qua ci metto x0 i più 1 x0 cioè tutto questo per dire cosa? Per dire in maniera formalmente ineccepibile che se prendo la funzione che si ottiene mantenendo tutte le altre variabili costanti e facendo variare solo la variabile iesima, la derivata derivando questa funzione nel punto x0i è esattamente uguale alla derivata parziale iesima della f, si indica anche così, nel punto x con 0. Per capirci, se ho una funzione di due variabili f di x, y uguale che ne so, xy quadro, la derivata di f rispetto a x come si fa? Beh, noi l'abbiamo fatto in un punto, ma poi farlo in un punto generico sapevamo come si faceva per le funzioni di una variabile, la facevi diciamo con le regole di derivazione delle funzioni diciamo elementari, poi dei prodotti, poi delle funzioni composte, eccetera eccetera. Quindi qua devi arrivare rispetto a x, non è che ci metti prima il punto particolare e poi ci rimetti il nome della variabile, perché e chiaramente la funzione derivata rispetto a x punto per punto è un numero, quindi rappresenta una funzione. Come si calcolava questa funzione? Se y è una costante, questa è una funzione di una variabile, come si calcola questa funzione? È chiaro? Con le solite regole, cioè derivo rispetto a x mantenendo y costante, derivo rispetto a y mantenendo x costante. Allora se derivo rispetto a x mantenendo y costante, qua viene y quadro, perché x per una costante viene una costante. Se derivo rispetto a y, mi viene x che è una costante, per la derivata di y uguale che fa 2y. Quindi calcolare le derivate parziali alla fine è una cosa semplicissima. Allora, andiamo a prendere quell'altra funzione di prima. F di xy era x quadro più y quadro, se vi ricordavate. Vabbè, io qua scrivo le variabili, scrivo x e y, là erano x con 1 e x con 1. Adesso chi sono le derivate parziali? Vabbè, calcolate x, y,
Quindi le derivate parziali sono 2x e 2y. Facciamo un controllo giusto per... Vi ricordate che quando io ho detto che dovevamo aggiustare a e b, a doveva essere uguale a 2x con 0 e b doveva essere uguale a 2y con 0? Lì le derivate parziali dove le dovevo calcolare? Nel punto x con 0 e y con 0. E queste se le calcolano nel punto x con 0 e y con 0, quanto fanno? 2x con 0 e 2y. Infatti, A dove, chi doveva essere il gradiente della f nel punto x con 0 e y con 0. Quindi quando avevamo preso quella funzione che era questa funzione qui, soltanto che le variabili erano scritte x1 quadro, x2 quadro, nel caso nell'esempio di una funzione di due variabili, quando andavamo a cercare di trovare il concetto analogo a quello di derivabilità per una variabile, cioè l'esistenza del piano tangente, quando cercavamo di andare a trovare questo concetto, avevamo visto che al posto di A e B, in una certa espressione, dovevamo mettere 2x con 0 e 2y con 0. Esattamente, cioè 2x1,0 e 2x2,0, che sono esattamente le derivate parziali calcolate in x1,0 e x2,0. È chiaro? Torna tutto. Quindi possiamo andare a fare un po' di derivate. Adesso, per esercizio, ci facciamo un pochetto di derivate. Allora, quindi adesso gli esercizi quali saranno? L'esercizio sarà scrivere, io vi do una funzione, la funzione ve la do come la davo in analisi 1, cioè vi scrivo l'espressione della funzione, non vi scrivo il dominio. Allora, prima cosa ricavare il dominio, cioè dove la funzione è definita. Dire se il dominio è aperto o non è aperto. E in quel dominio ricavare, diciamo, scrivere derivate parziali, o almeno nella parte interna del dominio. Ok? Allora, per esempio, se io scrivo una funzione f di xy, funzione di due variabili, prenderemo, per lungo tempo prenderemo funzioni di due variabili. Allora, facciamo logaritmo naturale di 2x quadro meno y quadro fratto per primo esempio, manteniamoci semplici, fratto x quadro più y quadro. Ok? Allora, cominciamo con il dominio. Allora, vediamo un po' chi mi sa dire qual è il dominio di questa funzione.
Sì, sì, ok, vabbè. Basta che mi diciate il risultato. Sembra la stessa cosa che ha detto lui. Praticamente argomento è logaritmo maggiore di 0, numeratore è l'argomento è logaritmo maggiore di 0, visto che il denominatore è positivo. Diciamo, togliamo l'origine da mezzo, perché se siamo all'origine sicuramente qua viene 0 su 0, insomma fa niente. Tolta l'origine da mezzo, allora qual è sto dominio? Dovete dare seguito alle vostre affermazioni. Allora, io devo studiare questa disequazione, 2x quadro meno y quadro maggiore di 0, maggiore stretto. Questa è sostanzialmente la situazione che devo studiare. Quindi il mio dominio D, in questo caso è aperto, è A, è uguale all'insieme dell'XY valichetto. Fino a qua ci siamo arrivati. Perché, vabbè, argomento del logaritmo è maggiore di 0, quindi vuol dire il denominatore è sicuramente positivo, a meno che non stiamo nell'origine, e quindi è il denominatore, quindi vuol dire il numeratore positivo. Strettamente. Ma l'origine è automaticamente esclusa da qua, perché se ci metto l'origine qua viene 0, 0 meno 0, quindi è inutile che scrivo tutte le altre condizioni. L'unica disequazione da studiare è questa. Allora, il problema è come si studia questa disequazione. Quindi qua stiamo cambiando completamente i problemi rispetto a derivate, cose eccetera. Dobbiamo studiare una disequazione per una funzione di cui parliamo. Allora, io dico sempre, allora, cominciamo a focalizzare un concetto. Questa disequazione riguarda un polinomio. Questo è un polinomio in funzione di due variabili. Allora, i polinomi sono continui, sono differenziabili come lo erano in una variabile. Vabbè, questo diamolo per buono per un attimo, così non ci... Non sono sicuramente funzioni continue in particolare. Allora, per le funzioni continue, queste continue su tutte le R2, io ho sempre detto, in analisi 1, che non si studia mai le disequazioni, si studia invece le equazioni. Allora, il concetto sottostante è il teorema degli zeri. Voi avete presente una funzione, quindi questo non c'entra, queste due variabili, questa è una variabile. Però in una variabile prendete una funzione continua su tutto R, o comunque dove è continua. Ora, dove la funzione è continua ci sono delle zone dove è positiva, delle zone dove è negativa, e per passare da positiva a negativa che deve fare? Deve passare, per, essendo continua e valente il teorema di zero, deve passare per forza per zero. Quindi i punti dove la funzione vale zero mi dividono le zone dove è negativa dalle zone dove è positiva. Vabbè, può sempre capitare che per esempio la funzione sia 0 per un tratto, oppure che per esempio tocca 0, cioè io zona per zona poi devo andare a vedere se la funzione è positiva o negativa, che potrebbe anche essere positiva, 0 e poi un'altra volta positiva, questo no, poi lo devo andare a indagare caso per caso. Però diciamo normalmente è positiva, 0, negativa, o il contrario, c'è anche una certa probabilità che ogni volta cambi segno. Chiaro? Bene, non è che questo concetto si può applicare anche in R2? Paro, paro, detto proprio in italiano della Crusca.
Allora, qual è l'equazione 2x quadro meno y quadro uguale a 0? In cosa? Che mi dà? Andiamo a studiare questa equazione. Oh, eia, sono le 11:30 quasi. Questa equazione a cosa corrisponde? Y a quanto è uguale? Più o meno radica 2x. Quella su è una conica del genere, su due rette, passando di velocità. Y uguale radica 2x, y uguale meno radica 2x. Oh, queste due rette mi dividono il piano in quante zone? Quante zone? Direi 4. Ora prendiamo una zona, per esempio questa zona qua, per esempio in questa zona qua ci sta sicuramente il punto 1, 0. Se al posto di xy ci metto 1 e 0, 2x quadro meno y quadro quanto fa? 2. Quindi in diciamo in questo punto la funzione è positiva. Io dico che in tutta questa zona la funzione è positiva. Perché? Se in un altro punto, diciamo, mettiamo che qua la funzione è più, qua la funzione è meno. Allora, collegare questi due punti, restringendo la funzione qui sopra, otterreste una funzione di una variabile. Una variabile, perché questo parametricamente si può descrivere con una variabile. Allora, questa funzione di una variabile, qua avrebbe un valore positivo, qua avrebbe un valore negativo e sarebbe una funzione continua. Essendo una funzione continua, da qualche parte su questo segmento la funzione dovrebbe valere 0. Vedete punti dove vale 0 e qua la funzione? No, i punti dove vale 0 sono questi e questa. Quindi, se in un punto, questa qua divide il piano in varie zone, se in un punto della zona il polinomio ha valori positivi, in tutta quella zona il polinomio ha valori positivi. Allora, qual è A? Qual è l'altra zona in cui è positivo? Questa qui. Quindi questa è A. Qua no. Perché se ci metto 0, 1 mi viene meno 1, se ci metto 0, meno 1 mi viene sempre meno 1. Quindi il dominio, se lo volete scrivere, questo è l'insieme delle xy, no? Tali che il valore assoluto di y è minore di due volte, di radical due volte il valore assoluto di x. Questo è, se volete scrivere con un'unica disequazione, se poi potete fare maggiore e minore, poi qua però dovete invertire la rete, perché vedete, in questa zona è minore di questa rete e maggiore di questa rete. E da quest'altra parte però sono le stesse, però adesso magari si va a contrario. Bene, quindi abbiamo studiato il dominio di questa funzione. Minore stretto corrisponde al fatto che qua ci vuole maggiore stretto, perché logaritmo di 0 non si può fare. Adesso dobbiamo fare le derivate parziali. Allora, derivata di f rispetto a x. Io dico che fa, calcolare in xy, fa in verità
1, vabbè qua la valenza non serve. In verità uno dovrebbe dire, se applica la regola di derivazione della funzione composta, dovrebbe fare, derivata del logaritmo è 1 sull'argomento. Quindi qua mi viene x quadro più y quadro fra 2x quadro meno y per, adesso devo prendere la derivata dell'argomento, quindi qua viene x quadro più y quadro al quadrato, e poi devo fare la derivata del numeratore sempre rispetto a x, quindi fa 4x per x quadro più y quadro meno a 2 x che moltiplica, arrivati al denominatore sempre rispetto a x, per 2x quadro. In realtà se fate questo viene la stessa cosa, perché intanto questo semplifica con questo. Poi quando fate un comune multiplo del denominatore dovete fare 4x per questo meno 2x per questo. Ebbene, il comune multiplo viene questo, perché io la faccio così o la faccio come è la stessa cosa. Perché l'ho fatta così? Che ha sfruttato qua? Che ha sfruttato? Il logaritmo di un rapporto è il logaritmo del numeratore meno il logaritmo del denominatore. Quindi se devo andare a fare una derivata, la derivata del logaritmo del numeratore fa 1 fratto il numeratore per la derivata del numeratore, meno 1 fratto il denominatore per la derivata del denominatore. Quindi è un modo chiaramente per scrivere questo, anche se poi dopo faccio la somma, faccio meno conti che per scrivere questo. Quindi ricordatevi sempre che, però state attenti ai domini, perché se il numeratore e il denominatore erano entrambi negativi, cioè quando questa quantità che andiamo a scrivere ha senso praticamente tranne che se queste due rette, su queste due rette non ha senso perché qua c'è 0, ma siccome là non ci sono motivi per pretendere che qualcosa sia maggiore di 0, tolte quelle due rette, quella derivata esiste qua, esiste qua, esiste qua, esiste qua, la funzione che esprime la derivata, invece la derivata esiste solo qua e qua. Se non c'era la funzione, come faceva ad esserci la derivata? Cioè il dominio di questa funzione qua è più grande del dominio della funzione da cui ho fatto la derivata. Chiaro? Bene. Andiamo a fare la stessa cosa con la y. Adesso se faccio df in dy calcolare in xy, quanto fa? Qua quando ci devo mettere? Meno 2y. Questo è un po'. Quindi se preferite qua viene meno 2y, poi il denominatore viene 2x quadro meno y quadro per x quadro y quadro, e al numeratore viene 3x quadro, quindi viene meno 6y quadro. Guarda, perché qua mi viene meno 2y per questo, meno 2y per questo, di questo e questo devo fare la somma, mentre meno 2x y in evidenza, e poi devo fare la somma. La somma dei denominatori fa 3x quadro meno 2y, per 3x quadro fa meno 6y quadro. Ok. Bene. Ok, non diciamo altro su questa funzione per adesso.
Facciamo qualche altro esercizio. Vediamo un po' se vuoi fare pausa. Ah sì, facciamo pausa.